giovani, questo ci fa molto piacere perché questo evento è stato inserito in Liberi Tutti, che è una collezione di eventi dedicati appositamente alle scuole. E bene, quindi nuove generazioni che scoprono cose importanti come l'esplorazione dello spazio. Io faccio la persona più o meno seria, poi ci penseranno i nostri relatori a farvi divertire un po'. Intanto presento i nostri relatori, che sono stati gentilissimi a venire. Abbiamo Luigi Pizzimenti, curatore del padiglione del volo di Volandia, che è il museo del volo vicino a Malpensa, a cui dovete assolutamente andare perché è veramente bello, soprattutto per i giovani. E ha scritto un libro, Missione Apollo, in cui parla appunto dell'esplorazione lunare, ma ne parla in prima persona, nel senso che lui ha conosciuto di persona tutti gli uomini che sono stati sulla Luna, nessuno escluso, che non sono tanti, quindi, però è comunque una bella impresa, non so di tutti, e raccontare soprattutto le loro esperienze locali. Paolo Attivissimo, conosciutissimo. Dello spazio e il debunking, cioè lo sbuffalamento delle leggende metropolitane, che purtroppo ci sono anche nel campo dell'esplorazione spaziale. C'è gente infatti che non crede che siamo mai stati sulla Luna. Questa fa abbastanza ridere, visto che circa 500.000 di persone hanno lavorato per mandare l'uomo sulla Luna, quindi basta chiedere a una di loro, no? Tant'è. E quindi praticamente parleremo di come un astronauta vive la sua giornata nello spazio. E lo faremo non solo per divertirci, per scoprire come vive l'astronauta, ma proprio per capire che andare allo spazio non è uno spreco di soldi, è qualcosa che serve alla nostra società, allo sviluppo tecnologico della nostra vita quotidiana sulla Terra. Perché ci sono tantissime invenzioni, tantissimi sviluppi di invenzioni già conosciute, che sono stati fatti proprio perché c'era la necessità di picciolire, funzionare anche in assenza di gravità e così via. Quindi è qualcosa di estremamente importante. Tenete presente, faccio quest'ultima chicca e poi vi lascio parlare i nostri relatori, che le difficoltà nello spazio sono tantissime. Alcuni anni fa alcuni musulmani dovevano essere mandati nello spazio, musulmani osservanti, di quelli che pregano verso la Mecca 5 volte al giorno e devono fare la loro abluzione quotidiana, la pulizia del corpo, eccetera. Queste cose tipiche della religione, proprio seguite nei minimi dettagli. E, il problema è che sulla stazione spaziale una giornata dura un'ora e mezza, quindi o passavano tutto il tempo a pregare e cercavano di puntare la Mecca che intanto gli passava sotto, oppure hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative per farlo. Si sono sentiti alcuni esperti appunto di islamismo, 150 esperti si sono consultati per decidere delle linee guida per i musulmani osservanti nello spazio. Quindi insomma è una cosa molto interessante, non è soltanto l'assenza di gravità, ma ci sono tanti piccoli dettagli da curare. Si può usare poca acqua, fa più freddo, come vedremo da un po'. Insomma, il ritmo giorno e notte è completamente diverso e così via. Quindi io non parlo più, poi alla fine ci sarà tempo, presumo, per le domande e per parlare di altre marchette, altre cose da promuovere che questi due signori hanno in abbondanza, e lascio la parola a loro. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Vedo tanti giovani e questo è la cosa più bella, non perché tutti vanno a formarsi, ma perché il futuro siete voi. E ho due domande per voi, per capire che tipo di pubblico c'è. Quanti di voi vorrebbero diventare astronauta? Alzino la mano. Non sono in tanti, noi non siamo diventati ed è per quello che siamo qui a parlare, altrimenti siamo in funzione. Bene, quelli che hanno alzato la mano, una seconda domanda: quanti di voi sono disposti a studiare circa 15 anni dopo il liceo? Non tutti insieme, mi raccomando. Ma non
Italia. Ecco, abbiamo tre mani, tre coraggiosi, interroghiamo adesso. Ecco, questo mi dà l'idea della difficoltà di diventare astronauta. Ci vuole una grande convinzione. Quindi se voi l'avete, quei tre che hanno alzato la mano, sono convinti, ecco, bisogna perseguire questo risultato, cominciando da adesso, come hanno fatto Nespoli, Vittori, Parmitano, la Cristoforetti, che adesso partirà la mese prossimo. Ecco, sono tutte persone che ci hanno creduto fin da bambini e hanno perseguito il risultato ottenendolo. Quindi si può realizzare, si può diventare astronauti. Passo adesso la parola a Paolo Tivis, che apre la conferenza. Grazie, io chiederei se è possibile di abbassare un pochino le luci della sala, perché molte delle immagini sono eccezionali e si gustano di più se possiamo vederle con una luce che somiglia a quella che c'è nello spazio. Lo spazio è un posto eccezionale, quella che vedete qui alle nostre spalle è una fotografia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Vi mostra un'aurora vista dallo spazio. Quindi, quando siete lassù, dopo quei 15 anni di studio, di lavoro, di preparazione, finalmente arrivate lassù e vi potete vedere degli spettacoli straordinari. Con le fotocamere di oggi si riescono a fotografare bene anche le stelle. Questa non è la luce del sole che illumina le nuvole della Terra, questa è la luce della Luna che si riflette sulle nuvole. E quindi con le fotocamere ad alta sensibilità riusciamo a fare queste foto dove si vede l'aurora che passa. Questi sono i giganteschi pannelli solari della stazione spaziale, grandi come le ali di un Boeing 747, un jumbo jet. Ed è questo il problema. Lo spazio è un posto ostile, è un posto pieno di trappole. Dobbiamo imparare tutto da capo. Quando si va nello spazio, nonostante 15 anni di preparazione, siamo tutti un po' bambini, un po' bebè, bisogna imparare tutto da capo. Bisogna cominciare a sapere come muoversi, come mangiare, come andare in bagno, tutto da capo. Però è una destinazione assolutamente straordinaria. Esatto, la domanda di fondo è: dove andiamo nello spazio? Oggi c'è una destinazione principale, non si va più sulla Luna come negli anni 60, non si va per il momento più lontano dell'orbita intorno alla Terra, perché questa, la Stazione Spaziale Internazionale, la più grande struttura mai costruita nello spazio, 500 tonnellate, gran parte della quale è fatta in Italia, alla Denia, a Torino. Considerate che i moduli abitativi della Stazione Spaziale Internazionale sono interamente italiani. Parliamo del gruppo americano, perché poi ci sono il Kibo che è giapponese, c'è il modulo russo, ma i moduli italiani sono i più importanti, perché noi siamo bravi a costruire capsule spaziali, moduli abitativi, esperimenti scientifici e la cupola. Quindi quando gli astronauti scattano le fotografie, le scattano dalla cupola. La cupola è stata costruita in Italia e questo ce lo riconoscono alla NASA, in ogni agenzia spaziale viene riconosciuta la capacità italiana di realizzare manufatti di altissimo livello. Ecco, la cupola è la più grande, la più bella finestra dell'universo. È rivolta verso la Terra, non verso lo spazio, perché oggi si va nello spazio per conoscere meglio come siamo fatti noi, perché c'è uno spazio dentro di noi da scoprire. C'è uno spazio di fisiologia, di medicina, di tecnologia che dobbiamo sviluppare, perché da qui, da una casa permanente nello spazio, con 6 persone a bordo, abitate in continuazione ormai da più di 12 anni, ci si prepara per andare a fare il grande balzo successivo. La Luna è dietro l'angolo. Marte, che è la prossima destinazione, è a milioni di chilometri. Per arrivarci ci vuole un anno di viaggio. E poi bisogna starci lì un altro anno, poi un altro anno ancora per tornare. È un'impresa eccezionale. Forse qualcuno di quelli che ci sono oggi in questa sala lavorerà al progetto per portare un uomo o una donna a camminare sulla superficie di un altro pianeta, non della nostra Luna, ma di un altro mondo come il nostro, che ha un'atmosfera, alberi, tramonti, è un mondo molto simile al nostro, o come potrebbe esserlo se il nostro prendesse una brutta piega. Dov'è la Stazione Spaziale Internazionale? Qui la stiamo vedendo in alcune immagini prese da un altro veicolo spaziale, lo Shuttle. E qui è importante capire le proporzioni, le dimensioni dello spazio. Lo spazio è grande. Douglas Adams, autore della Guida Galattica per autostoppisti, l'ha detta molto bene. Ma a voi a volte sembra che andare all'edicolo, andare alla farmacia sia lontano, ma lo spazio è un po' più grande. È così. E allora bisogna capire le proporzioni. La stazione spaziale, molti dicono, ma chissà dove, è nello spazio che gira, ma quando è che arriva sulla Luna, ma quando è che va su Marte? No, la stazione spaziale sta qui, è il nostro posto, è il nostro fortino.
dove noi impariamo a occupare lo spazio, non facciamo semplicemente un mordi e fuggi per andare sulla Luna sperando in bene. Oggi si lavora e si fa ricerca in un posto che in realtà, paradossalmente, sembra abbastanza vicino. Secondo voi quale di questi cerchi che vedete è quello della stazione spaziale? È il giro che sta facendo la stazione spaziale sopra le nostre teste? Se pensate che sia questo, no, è normale pensarlo, ma quello in realtà è un cerchio, un'orbita, che voi tutti usate. Avete, chi di voi ha in sala uno smartphone, un telefonino di quelli intelligenti? Ok, avete il GPS? Il GPS funziona sulla base dei satelliti che girano intorno alla Terra a questa distanza. Questo è un disegno in scala. La stazione spaziale internazionale è parecchio più vicina. Gira intorno alla Terra, dove vedete questa bandina rossa. Sono circa 400 km di quota. Perché è così vicina? Perché deve essere appena sopra l'atmosfera, ma non deve essere troppo lontana, perché altrimenti i veicoli spaziali fanno più fatica a raggiungerla. Ci serve quanto basta per capire com'è l'ambiente dello spazio. Stando relativamente bassa, a 400 km di distanza dalla superficie della Terra, è anche protetta dalle radiazioni che ci sono nello spazio profondo. E questo è un grosso vantaggio, perché io con la stazione spaziale non posso dire ma c'è un disegnino e basta, la posso anche vedere. Esatto. Esiste anche un sito web, vi daremo il link, dove potete seguire in tempo reale tutte le orbite della stazione spaziale, che spesso passa sull'Italia, in varie latitudini, quindi è visibile tranquillamente da Genova, non c'è bisogno di telescopi, basta fissare gli occhi al cielo e si vedrà questa linea retta che comparirà a un certo punto, vedrete questa luce che compare improvvisamente e a un certo punto finirà, magari dura circa un minuto e mezzo. Ecco, questa è la stazione spaziale vista con proprio gli occhi di un essere umano. Chiaro che con un telescopio si potrebbe vedere meglio, ma non è facile seguirla, perché pensate, viaggia a 28.000 km orari. E perché viaggia a quella velocità? Perché altrimenti ricadrebbe sulla Terra. Infatti, l'arte di andare nello spazio non è tanto andare su. Sì, devi fare un po' di strada verso l'alto. Ma quello che serve è la velocità, per questo che è difficile andare nello spazio. Per non ricadere sulla Terra bisogna correre a 28.000 km all'ora, più veloce di un proiettile, perché altrimenti si precipita. Invece la stazione spaziale continua a cadere, ma siccome la Terra è curva, quando cade la Terra si è spostata, l'orizzonte è da un'altra parte e quindi continua a cadere, ed è per questo che gli astronauti a bordo della stazione spaziale internazionale galleggiano. Perché stanno cadendo in continuazione. Immaginate di essere in un ascensore, qualcuno, un burlone simpatico, vi taglia i cavi dell'ascensore, voi cadete dentro l'ascensore. Durante la caduta siete come astronauti, poi quando finisce l'ascensore, quando arriva a terra è un'altra storia, però in quel momento siete in assenza di peso, che non è l'assenza di gravità. Molto spesso si fa questa confusione, assenza di gravità, assenza di peso. In realtà gli astronauti, quando viaggiano nello spazio, sono comunque soggetti al campo gravitazionale della Terra, della Luna, dunque siano. Ma quando vanno a questa velocità e in questo movimento circolare intorno a un pianeta o una Luna, sono in caduta libera. Quindi per loro tutto non ha peso, ha ancora la massa, ma questa è un'altra distinzione. E tu dicevi, giustamente Luigi, dei telescopi. Questo è quello che si vede a occhio nudo. Se voi sapete, poi vedremo insieme il sito da consultare, vi preparate, vi arriva una mail sul telefonino, se volete, vi arriva l'avviso che vi dice questa sera a una certa ora passerà la stazione spaziale. Vi mettete fuori, non serve il binocolo, non serve il telescopio, guardate e vedrete una stellina luminosissima che passa, si muove, si distingue benissimo da un aeroplano perché non lampeggia ed è molto molto brillante. Poi a un certo punto si affievolisce e se ne va. Pensate che quella cosa sta correndo a 28.000 km al secondo, all'ora, e ci sono a bordo 6 persone che stanno lavorando per portarci chissà dove. Se avete un telescopio e siete molto bravi, potete fare di più. Potete addirittura fotografare la stazione spaziale internazionale da terra. Questo è come si vede, quindi non è una cosa lontana chissà dove. È vicina a noi per poter essere raggiungibile anche dal nostro sguardo. E ci sono delle fotografie assolutamente eccezionali. Questa è la stazione spaziale che passa davanti alla Luna. È un effetto ottico, non è che sta girando intorno alla Luna, è semplicemente
l'artista, il fotografo Thierry Legault, che ha fatto questa magnifica fotografia, l'ha scattata proprio nel momento in cui è passato davanti alla Luna. Ed è per questo che per fare foto di questo genere bisogna studiare tanto, bisogna essere bravi astronomi, bisogna saper padroneggiare l'informatica e la matematica. Ed è per questo che lo studio è una cosa fondamentale. E abbiamo anche delle risorse. Volete seguire, volete essere avvisati quando passerà la stazione spaziale nella zona visibile? Abbonatevi via Twitter, per esempio, a Astropratica, che vi manda automaticamente l'avviso: questa è la traiettoria della stazione spaziale e questa è la zona di visibilità. Come vedete, è facilissima da vedere, perché quando passa dalle parti dell'Italia si vede da tutta l'Italia. Quindi è un problema facilissimo da risolvere, perché ci sono tante risorse. Questi sono altri siti che vi possono permettere di vedere insieme la stazione. Sì, perché esistono anche delle app, immagino che molti di voi praticano con il cellulare, e esiste, si chiama ISS Spotter, ce ne sono di vari tipi, voi lo scaricate, sono tutti gratuiti, e avrete l'alert, quindi vi avvisa che tra un'ora, due ore, deciderete voi che tipo di allerta, e vi avvisa che la stazione spaziale sta passando sulla vostra latitudine. Quindi se siete di Genova vi dirà che domani alle passerà, e quindi voi dovete essere pronti. Chiaro che se passano le ore diurne molto luminose, questo è un problema, ma quando passa di sera o di notte, se vi lasciano in piedi alle 3-4 del mattino, ecco, voi uscite e sapete che quella luce che vedete passare sono sei uomini che stanno dentro una capsula e viaggiano a 28.000 km. E non è un UFO, c'è un sacco di gente che vede la stazione spaziale, dice, ma visto un UFO ieri sera, io sì, a che ora? A che ora? Era più o meno quell'ora lì, cioè, guarda la stazione spaziale, abbia pazienza, prossima volta si documenti meglio. Quindi gli alieni siamo noi, molto spesso le luci nel cielo le facciamo noi. Di giorno invece, quando ci sono i passaggi della stazione spaziale internazionale sopra l'Italia, quando c'è giorno, possiamo seguirla in diretta, possiamo guardare l'Italia in diretta dallo spazio. C'è un sito, questo, dove si possono vedere in tempo reale le immagini. C'è una telecamera a bordo della stazione che guarda giù in alta definizione. E voi potete vedervi, provate a uscire, fate ciao con la manina, dato che guardate il filmato sul telefonino, non vi si vede, no, però quello che si può vedere è l'intera Italia, tutto lo stivale, un colpo d'occhio che passa in tempo reale sotto i vostri occhi. Questo è quello che si può fare grazie alla tecnologia. Oggi la stazione spaziale permette di coinvolgere tutti. È vero, ci sono sei persone a bordo, ma ci siamo tutti noi con loro, possiamo partecipare tutti i giorni alle loro attività. Tutti gli astronauti sono su Facebook e Twitter, quindi possono e vi mandano le fotografie, potete mandare loro delle domande, vi rispondono, è fantastico. Bisogna sapere l'inglese, a meno che parliate con un astronauta italiano, però se lo sapete, una buona ragione per studiare l'inglese, potete farlo. Adesso c'è il problema di, va bene, questa è la destinazione, ma come ci si arriva? Molti di voi magari si ricordano un veicolo che a Luigi sta particolarmente caro, che è quello lì, lo Shuttle. Molti di voi se lo ricordano, per 30 anni siamo andati in giro con questo bellissimo aereo spaziale che ha costruito buona parte della stazione spaziale internazionale, ma adesso le cose sono un po' diverse. Adesso purtroppo gli americani, come sapete, in questo momento non hanno un mezzo per portare degli uomini nello spazio, stanno lavorando una nuova capsula che si chiama Orion, che a breve faranno i primi test, ma ci vorranno ancora un po' di anni. In questo momento si va sulla stazione spaziale internazionale con le capsule Salyut, che sono le capsule russe, e si fanno pagare i biglietti sia degli americani che degli europei, che è un biglietto molto salato, sono intorno ai 50 milioni di dollari, ed è l'unico quanto sui 50 milioni di dollari. Carta di credito? Un pezzo che ti basta, deve essere proprietario della banca se vuoi andare allo spazio. Mettete i miei soldi. Quindi oggi su Solio adesso vi facciamo vedere anche come si va nello spazio, se sì, il mando successivo. Ho un video in cui ve lo faccio vedere, sarà quello che vedrete, esatto, fra un mesetto, il 23 di novembre, una italiana andrà nello spazio, il capitano Samantha Cristoforetti, andrà nello spazio, partirà alle 22 grosso modo, ora italiana, dal cosmodromo di Baikonur, e lì potremo vederla decollare
come in questa, questo video che si riferisce al lancio precedente. Siete pronti? L'audio potrebbe essere un po' forte, ma è normale. Non ci sono finesso stati problemi di lancio con le Soyuz, gli americani purtroppo hanno perso delle astronauti invece con lo shuttle. Ma vediamo com'è dentro, quando si vola nello spazio, quando si parte su un missilone del genere, come si sta dentro, pigiati come sardine. Vediamo, questo è uno spezzone di una telecamera, noi vedremo Samantha in questo modo, la vedremo arrampicarsi nello spazio. Vedete come sono pigiati. E i sedili vengono costruiti appositamente con degli stampi. E il pannello a comandi è lontano, per cui devono usare una prolunga del braccio per toccare i pulsanti. Quel pupazzetto lì non è che dice ma sì, me lo porto di qua, a che cosa serve invece quel pupazzetto? È importante perché è l'unico oggetto che ti farà capire quando sei in orbita e in assenza di peso, perché a un certo punto partirà verso l'alto, loro in quel momento, perché non è così repentino il passaggio, non si accorgono, perché è così dinamico il lancio, che sono così concentrati su quello che devono fare, che sono legati al sedile, non si rendono conto che in quel momento sono passati in assenza di gravità, ma guardando questo sacchiotto che comincia a volare, anche le loro facce cominciano a sorridere, si rendono conto che sono in orbita. E tutto questo avviene in modo dinamico in circa 9 minuti e mezzo, quindi andare nello spazio ci vogliono dei giorni. In 9 minuti un razzo Soyuz vi porta in orbita. Ma poi bisogna raggiungere la stazione spaziale. Tutto una navigazione da fare. Ecco, questa è la Soyuz in orbita che sta raggiungendo la stazione spaziale. Se siete fortunati, è un po' come andare a prendere il volo in aeroporto, se siete fortunati, oggi i russi sono capaci di portarvi nello spazio e sulla stazione spaziale in circa 6 ore, se va male sono 2 giorni. Tenete presente che non c'è il gabinetto a bordo della Soyuz, o meglio c'è, ma è come se non ci fosse. Per questo gli astronauti devono avere un attestamento anche da un altro punto di vista. Ok, abbiamo parlato da lì, dove si va, come ci si arriva con i trasporti, ma in realtà per arrivare a partire ci vuole una santa preparazione. E noi abbiamo la nostra Samantha che si è preparata 5 anni di studio, oltre ad aver fatto accademia in aeronautica, essere diventato capitano, e adesso ha fatto questi anni di addestramento negli Stati Uniti, in Russia, all'ente spaziale europeo. Qui per esempio non è che la stanno torturando per dirle ora. Ci pensa, ci discuteremo dell'ubicazione della morte nera della vostra base. No, non è guerra stellare, questa è la centrifuga, ci si prepara lì per sopportare l'accelerazione che ci sarà al decollo.
poi bisogna imparare a usare tutte le tecnologie che ci saranno a bordo, perché la stazione spaziale si lavora tanto e qui la vediamo che si sta preparando, perché Samantha non è un passeggero, è un ingegnere di volo, è una persona addestrata a gestire un veicolo in russo, perché tutti i pannelli sono in cirillico, non c'è la traduzione sotto, non ci sono i sottotitoli della pagina 777, e quindi bisognerà imparare anche questa lingua. Samantha sa il russo, il cinese, l'italiano ovviamente, e l'inglese, e li sa anche maledettamente bene, tutti sono gelosi. Quindi ha studiato più di 15 anni, molto di più. E l'addestramento nello spazio, in realtà, si svolge prima sulla Terra, richiede anche delle sfide fisiche eccezionali, per esempio questa, che stavamo sì, sulla scienza. Assolutamente, ne fanno sia nei deserti, negli scavi carsici, nelle cassiche. Adesso in questo momento sei astronauti, si sta contestando in Sardegna, in alcuni scavi è all'isolamento, perché bisogna essere anche capaci di stare a contatto fisico con altre persone di altre nazioni, con una lingua diversa, e bisogna andare d'accordo, perché nello spazio non si può aprire il portello e dire me ne vado. Facciamo una simulazione, facciamo così, cioè si sa così, scusate, è lontano, una capsule grande non si può, no, la seduta è così, cioè te ne stai pigiato così con le gambe raccolte, come vedete qui, questa è Samantha che si sta preparando ad abituarsi a stare per delle ore in questa posizione rannicchiata, si sta pigiatissimi. Si deve andare d'accordo, quindi ci deve essere anche una certa empatia e si crea, ed ecco perché si fa i training, perché si sta tanti anni insieme, ci si conosce, a volte si conoscono a tal punto che si guardano negli occhi e capiscono cosa sta pensando l'altro, perché è importante, perché a volte non hai il tempo con questa rapidità, questa dinamicità, non hai il tempo di spiegare, anche perché la lingua è diversa, potrebbe essere una difesa, quindi a volte guardandosi riescono a capire quello che bisogna fare. Quindi l'addestramento è fondamentale, cioè se c'è un addestramento fatto ad hoc, tutto dovrebbe andare bene con lo spazio. E ci si prepara tantissimo, per esempio qui vedete Samantha che usa la realtà virtuale per addestrarsi, lei ha degli occhiali 3D per cui vede una simulazione di un'attività al di fuori della stazione spaziale per imparare a ripararla, a sostituire i componenti, perché a volte le cose si guastano e non è che puoi chiamare il tecnico, senta, c'è un falegname che mi può venire a sostituire l'idraulico perché non funziona più il bagno, devi imparare a fare tutto e usi le migliori tecnologie che ci sono in giro. L'addestramento è complicatissimo perché devi imparare due sistemi, c'è il sistema russo, come vedete qui, e qui si comincia a vedere come è pigiata Samantha all'interno, Samantha è abbastanza piccolina, ma ci sta pigiata anche lei, e c'è la tuta americana, qui sono in piscina, la più grande piscina del mondo, che è Houston, vi permette di avere la sensazione dell'assenza di peso e quindi di prepararsi, c'è un intero pezzo della stazione spaziale in scala reale, immerso in acqua, che è profonda più di 30 metri, quindi immaginate che impressione può fare, mi è capitato, ho avuto la fortuna di stare sul bordo della piscina, fa impressione perché vedi la stazione affondata e loro piccolini che stanno lavorando all'esterno e lavorano e chiaramente la piscina perché serve a ricreare le condizioni che troveranno nello spazio, quindi sono condizioni più o meno simili, chiaro che l'acqua è un fluido, quindi ci sono degli attriti diversi, ma però loro vengono bilanciati con dei pesi e eseguono le operazioni soprattutto meccaniche, perché poi gli astronauti che escono dalla stazione spaziale, quindi che fanno un EVA, sono dei meccanici spaziali, perché devono giuntare un pezzo, portarlo da un'altra parte e inserire un pezzo nuovo. E tutto questo si fa con bulloni, cacciaviti, sono un po' più speciali, però sono come quelli che usiamo noi oggi. E qui per esempio c'è Samantha che sta leggendo un manuale, non so cosa c'è scritto, io non so il russo, però immaginate di dover cercare un manuale tecnico in russo in emergenza, quindi devi sapere, devi studiare, devi avere le cose pronte, non c'è tempo per gli sbagli. Pensare. E la tecnologia russa può sembrare un po' primitiva, no? La Soyuz la guardi, lo shuttle, non era un umano, terra come un aliante, la Soyuz sembra un boiler che va nello spazio, però funziona molto bene. I russi sono bravi in questo senso perché hanno una tecnologia semplice, rustica, meno roba c'è, meno roba si può guastare. Per esempio, guardate questa fotografia, quella è Samantha, non è che la stanno soffocando e dice no guarda, io non
mai passato l'esame. Sì, stanno cercando di non farla affogare nel silicone, perché questo è il suo sedile che viene costruito su di lei, quindi sulle sue scapole, sulle sue vertebre. Perché? Perché il lancio e anche l'atterraggio sono talmente manovre dure che il corpo si potrebbe fratturare, anche se sei allenato. Non puoi controllare la potenza di un razzo, quindi devi essere proprio il sedile perfetto. Quindi una volta che la potenza 3 viene smontato, nessun altro lo può utilizzare e resta poco per il corpo. E bisogna prepararsi, quindi anche essere in ottima forma fisica, bisogna allenarsi, perché quando lo spazio si fa la ginnastica, il premio, il primo premio che si ha, la prima soddisfazione grande, la prima emozione è quella finalmente di provare la vera assenza di peso. Quando si va su un aereo, c'è un aereo speciale che scoprirete fra poco perché, si chiama Vomit Comet. Il nome già spiega. L'aereo fa così e poi scende, poi risale e lo fa 30 volte. E potete farlo anche voi. Sì. Ci sono anche dei programmi dell'ESA che vi invito ad andare nel sito web dell'ESA, perché alcune scuole partecipano europee a questi progetti e presentando dei progetti magari di robotica, di chimica, di fisica, con il vostro insegnante, potete partecipare a questi voli parabolici, portando il vostro esperimento della vostra scuola in orbita, in questi aerei che si chiamano Vomit Comet, e sperimentare soprattutto queste micro assenze di gravità che vi faranno sentire come gli astronauti. Poi adesso facciamo vedere qualche immagine. E questa infatti è Samantha, che non si sta divertendo per niente. Lei è una di quelle che non sorride mai, è sempre così, è fantastica in questo senso. Beh, grazie con Superman, tutti voi con sì. Superman. Yeah. Allora, questa cosa sembra così divertente, però l'aereo che fa queste parabole è un aereo speciale, è un aereo di linea svuotato, senza i sedili, imbottito. Con tanti materassi. E in realtà questa assenza di peso è momentanea, sono circa 20 secondi, quindi fai un'arrampicata in cui sei schiacciato sul pavimento, poi per 20 secondi puoi fluttuare, hai 20 secondi per fare quell'esperimento che devi fare, l'addestramento che devi fare. Dopodiché, avviso in cabina, tutti giù per terra, altro che giro di cadere con la faccia, perché... E poi sei esposto a due volte l'accelerazione. Sì, certo, perché l'aereo viene ritratto in quota e quindi spinge sui motori e il tuo peso raddoppia. Quindi passi da peso quasi nullo a peso doppio. E questo avviene per 30-40 volte. Quindi lo stress psicofisico è notevole. E questo continuo su e giù crea tutto questo problema, quindi non è il caso di fare colazione prima di fare questo esperimento. Fra l'altro c'è Chris Hadfield che ha spiegato un trucco, dice che quando devi vomitare, perché ti capita, lo fanno tutti, non vi preoccupate, quando devi vomitare ti danno un sacchetto speciale che ha una aletta, perché sei in assenza di peso, quindi le cose che normalmente andrebbero e finirebbero, resterebbero in quel sacchetto, ti rimbalzano indietro, quindi c'è la salviettina per pulirsi. Andare nello spazio non è da supereroi e basta, è da persone speciali in tanti sensi. E oltre all'accelerazione senza il peso di 0G, c'è anche l'accelerazione al decollo e al rientro che bisogna imparare a sopportare. Allora ti prendono, ti metti in una centrifuga, tipo quella della lavatrice, non così, ma così. Tu Luigi hai provato questa esperienza? Sì. Sono andato solo con vostro, volete? E ho provato fino a 4G e mi sono reso conto che ero un po' già al limite, non essendo neanche preparato fisicamente, non riuscivo a tenere più i controlli, ero schiacciato contro la gondola, ero dentro una gondola ed ero proprio con la faccia così, c'era la telecamera, ma la gondola non è quella di Venezia, ma è un oggetto dove ti metto dentro, una capsula, dove ti metto dentro con un monitor, hai video di telecamera e al centro di controllo ti guardano i tuoi occhi per vedere da te. Ti guardano in faccia per vedere quando stai svenendo, quindi prima che svieni, poi c'è anche il pulsante di arresto. Diciamo che per i giornalisti, coloro come me che vanno a visitare questi centri spaziali, c'è un occhio di riguardo. Di sicuro non mi hanno mandato come hanno fatto con Samantha, che l'hanno portata anche a 6-7G, ma lei è un pilota e ha una preparazione fisica di assoluto livello. Quindi loro vengono anche portati ai limiti delle capacità umane. Perché? Perché quando loro decolleranno e avranno magari 4G devono essere lucidi, cioè noi a 4G saremmo in gravissima difficoltà.
realtà. Ecco, spieghiamo cosa vediamo. 4G. 4G è... Che significa che tu cerchi di alzare un braccio e io ho quattro volte bisogno del braccio e non riesco neanche a alzare il braccio, non posso ragionare. Quindi se voglio schiacciare il pulsante di arresto, cioè non riesco. E questo è quello che loro fanno, molta pesistica, sclet, corsa, cioè e anche bisogna essere atleti, non si può essere uomini comuni, io ho certo che ci si vede, no? Cioè, posso fare l'astronauta, no? Muoio al lancio praticamente, bisogna essere addestrati. Però a te hanno detto che tu avevi il fisico giusto, sì, sì, invece sono una scartina. Sì, lo volevo dirlo, ma ho fatto tutti i test, ho detto, ah, questi pazzi, va bene. Non ho 50 milioni di dollari, quindi non è possibile. Sapete che ci sono stati turisti spaziali che sono andati nello spazio, hanno speso delle cifre spropositate e sono uomini normali, ci sono alcuni anche di una certa età, anche gracilini, che li hanno portati come dei passeggeri, gli hanno detto stai lì, non toccare nulla, ti portiamo, stai un po' in giro e poi ti riportiamo a casa, che si può fare. Quindi insomma Samantha sarà la nostra ambasciatrice nello spazio, gran forma fisica, grandissima preparazione tecnica, grande competenza linguistica, passerà 6 mesi nello spazio, nella stazione spaziale, a fare tantissime cose. Però non è tutta gente seria, inquadrata, piazzata e basta, ogni tanto ci si diverte. È allora molto spiritoso. Ho rubato un po' di foto, questa è Samantha con la sua tuta. Si dissimila, perché questa ti mantiene in vita. Questa va curata come se fosse un fratello. E poi questo è il poster ufficiale della NASA. Non l'abbiamo fatto noi, No, è vero. È sul sito della NASA, è il poster ufficiale della sua missione. Sì. Se conoscete la Guida Galattica, c'è veramente di tutto. E don't panic, chi conosce la Guida Galattica per autostoppisti? Allora, sapete tutti a che cosa serve l'asciugamano. È lo strumento fondamentale per viaggiare nello spazio e infatti Samantha ce l'ha. L'asciugamano è forse l'oggetto che più di ogni altro l'autostoppista galattico deve avere. In parte perché è una cosa pratica, che potete avvolgere intorno perché vi tenga caldo. Sì. Quindi noi ci facciamo gli intimi così. Che coppia. Tieni caldo. Sì, nello spazio così. Non so quanto serve però. Ti tiene caldo, sì. Tiene caldo e per esempio quando ti appresti ad attraversare i freddi satelliti di Agrambeta puoi sdraiartici sopra, grazie. Quando vi trovate sulle spiagge della brillante sabbia di marmo di Santo Agnus V a inalare gli inebrianti vapori del suo mare, ci potete dormire sotto sul mondo deserto di Cacrafun con le sue stelle di splendore rossastra, potete usarlo come vela di una mini zattera, così. Quando siete in giro vi accorgete a seguire il lento corso del pigro fiume Falena. Potete bagnarlo per usarlo in un combattimento corpo a corpo. No, ti risparmio anche questa. E soprattutto potete fare una cosa fondamentale. Potete avvolgerlo intorno alla testa per allontanare i vapori nocivi o per evitare lo sguardo della vorace bestia burlata di Traal, che è una bestia, è un animale abominevolmente stupido, che pensa che se voi non lo vedete, no, lei non vede voi. Quindi, così, siete invisibili. Se volete sapere il resto di questa storia e del perché l'asciugamano è una cosa così importante, leggete la Guida Galattica per l'autostoppista. Quindi, adesso rientro in te. Rientro in me. Esco dalla palazzata. E se tu ce l'hai? Cosa stai facendo? Le portate? Sì, ho portato i calzini. Sono puliti, E portate. E sapete cosa servono? Sono calzini. E Samantha Cristoforetti, la prima cosa che ha messo nel suo kit personale sono circa 6 paia di calze, più di quelli che servono. Perché? Perché c'è una cosa, quando siete in assenza di peso non camminate. E quindi i piedi si sfaldano nella parte sotto la pelle, perché le callosità del piede si sfaldano progressivamente. E questa pelle morta si disquama e va in giro, per cui ce l'avete nei calzini, meglio cambiarsene abbastanza spesso. Per contro, dopo qualche tempo, avete assolutamente un piede da bambino, da bebè, perfetto. Paolo Nespoli è tornato dopo 6 mesi, la moglie era gelosissima, ma i piedi più belli dei miei. Questo è il vantaggio. Ci si diverte, insomma, ci si prepara e si fanno le cose in maniera
seria, ma con un momento di divertimento, per cui niente panico, don't panic, è la regola fondamentale di qualunque missione spaziale, ma è il motto della spedizione 42. L'avamposto 42 è il sito dove potete seguire tutta la storia di Samantha, quello che ha fatto, quello che sta per fare e soprattutto risponderà alle vostre domande. E allora adesso vediamo com'è questa giornata. Abbiamo visto dove si va, cosa si fa, come ci si arriva, come si fa per arrivarci, ma soprattutto abbiamo una scaletta, si va su per fare tante cose. Allora vediamo insieme una giornata tipica sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci si sveglia alle 6 del mattino, UTC sta per Universal Time Coordinated, è l'ora di Greenwich praticamente, per cui l'ora a bordo non è l'ora di Roma, l'ora di Mosca, l'ora di Houston, è l'ora di Greenwich. Quindi se siete dormiglioni, ve lo dico subito, vi svegliano. E non è che vi svegliano toccandovi, ma proprio da Houston o da Baikonur parte la musica, palla, e con una canzone vi sveglia. Poi gentilmente vi dicono, buongiorno, vogliamo cominciare? Poi se voi non vi alzate, alzano il volume finché vi alzate. Poi c'erano dei dormiglioni. Ci si raccoglie, ci si riunisce e si fa un controllo generale della stazione, perché non è che non è una casa e basta, è un coso che sta andando 28.000 km all'ora, una macchina complessa, bisogna sempre vedere che tutto stia funzionando correttamente, che non ci siano perdite, che tutti i sistemi di porto funzionano. Ancora prima di fare colazione. E poi finalmente si fa colazione. È una colazione di lavoro, quindi sì, intanto si comincia a fare il briefing, ci si assegna. Sì, è un modo anche per confrontarsi sul lavoro della giornata e assegnazione dei compiti. Squadre. E poi si comincia a lavorare alle 8:10 grosso modo, come si piegato insieme all'ufficio. Poi c'è la pausa pranzo intorno alle 1:05, pomeriggio di lavoro, sono tante ore di lavoro tutti i giorni, sono circa 10 ore al giorno almeno di lavoro, e poi alle 7:30 si fa cena e anche qui si parla di lavoro, si fa il debriefing della giornata, cosa hai fatto tu, come è andato quello, tutte le varie cose che sono successe. Sono emergenze e soprattutto se non ci sono uscite extraveicolari, perché in quel caso tutta la stazione è impegnata in questa attività. Adesso poi andiamo a vedere. E poi finalmente a Nanna alle 9:30, però c'è il problema del sonno. C'è il problema del sonno, non è che sulla stazione spaziale il sonno sia come quello che abbiamo sulla Terra, perché qui la gravità ci stanca, perché noi dobbiamo faticare, stare in piedi tutti i giorni, fare le scale, loro questa fatica non fanno, fanno dell'attività fisica, ma non sono stanchi fisicamente, e questo fa sì che il loro organismo col tempo dilati le giornate. Per tenerli su un ritmo circadiano, quindi c'è un ritmo che sia chiaro, giorno, notte, pomeriggio, allora devono più delle volte qualcuno ha preso anche di sottotitoli, ma non sono mai graditi nella stazione spaziale, perché nel momento in cui ci fosse un'emergenza, se uno ha preso un sottotitolo e si addormenta, la stazione spaziale cade, questo è un problema. Quindi devono assolutamente fare un certo tipo di esercizio per arrivare un pochino stanchi, un pochino esausti, oppure leggono, ascoltano della musica, a volte scrivono ai propri parenti sulla Terra, quindi oggi c'è anche questa possibilità. Attraverso Twitter, attraverso i blog, attraverso Skype, e quindi c'è questo cercare di rilassarsi e trovare l'equilibrio per proiettarsi, perché non è facile, devo dire, nello spazio. Ecco, avete visto che in questa scaletta manca una cosa fondamentale come l'igiene personale, che è una bella sfida, la mattina non è che dici vabbè, butto 5 minuti sotto la doccia e sono pronto per andare a lavorare. È un po' più complicata di così, perché siamo in assenza di peso, quindi l'acqua si va per il rubinetto, non cade. Quando io mi sciacquo schizza da tutte le parti e l'acqua se va in giro è male, perché può andare dietro i pannelli di comandi, può fare corticircuiti e altre cose di questo genere. Allora, abbiamo fatto una cosa, abbiamo chiesto a uno che c'è stato sulla stazione spaziale, Paolo Nespoli, e abbiamo fatto un paio di domande, gli abbiamo chiesto per esempio come si fa, come ci si lava nello spazio, e vediamo cosa ha da dire con Paolo. Queste sono domande interessanti, Paolo. Sì, è vero, qui nel senso di gravità l'acqua tende ad andare un pochettino da tutte le parti, quindi è difficile controllarla e non si può fare la doccia perché
facendo una doccia resterebbe dalle tue parti, addirittura ti rimane in faccia legata, collegata alla faccia e potrebbe anche essere addirittura pericoloso. Il modo con cui ce l'abbiamo è un pochettino frugale, ma abbastanza per garantirci un livello di pulizia sufficiente per andare avanti senza grossi problemi. Questo è il nostro angolo dove facciamo dove ci laviamo la mattina o dopo aver fatto l'esercizio fisico. Facciamo le cose un pochettino normalmente come fanno tutti per quanto sia possibile. Questo è un rasoio elettrico, usiamo questo rasoio per fare la barba come fanno tutti normalmente sulla terra, o altrimenti possiamo anche usare un rasoio normale alla menta, come è in questo caso. Abbiamo una schiuma speciale, di solito mettiamo un colato in faccia, un pochettino di schiuma sulle dita, la facciamo passare e poi ci laviamo in questo modo. Per i denti abbiamo il solito dentifricio, che usiamo senza problemi, e qua bisogna stare attenti che tutto vola in giro. Si mette un po' di pasta sullo spazzolino e si lava i denti, non si può risciacquare la bocca, quindi usiamo un pochettino d'acqua e togliamo tutto. All'inizio un po' così, ma poi insomma ci si è abituato. Commestibile. Per fare la doccia o per lavarsi, come si diceva, non è possibile veramente fare una doccia. Quello che facciamo di solito è prendiamo un po' d'acqua, mettiamo sul panno, abbiamo questi panni speciali, un pochettino mucosi, mettiamo un po' d'acqua e un pochettino di questa sostanza, che è sostanzialmente una specie di acqua saponata, e poi con questo sistema ci laviamo in questo modo. E abbiamo anche delle serviette che ci permettono di asciugarci e passare un pochettino di sapone. Per lavarci i capelli, anche questa è una situazione un pochettino strana, però ma si fa senza nessun problema. Abbiamo uno shampoo speciale, eccolo qua, che in inglese si chiama No Rinse Shampoo, cioè uno shampoo che si può usare senza risciacquare. Anzi, ho già lavato i capelli oggi, ma vi posso far vedere, mettere un pochettino in testa. Si mette direttamente in testa qualche goccia, bastano poche gocce, e dopodiché, come vedi, queste gocce vengono inseminate sulla testa, si fa questa specie di schiuma, e questa schiuma lava i capelli. Non si può risciacquare, e non serve risciacquare, si prende solamente l'asciugamano e... Sì, ma non fatelo a casa. E si asciuga il capello. Ed ecco lì, fatto, bello pronto per la giornata. La seconda parte della domanda ha a che fare... E questa la vediamo dopo. Grazie maestro. Questa chicca è mandata dalla Stazione Spaziale Internazionale, quindi immaginate che a bordo non c'è proprio un bel profumino, perché ci si lava un po' così a già buona. Quelli che dicono il romanticismo di viaggi spaziali. Infatti circa ho calcolato 240 tipi di funghi, cioè si sviluppano proprio dei piccoli periodi e devono stare sempre molto attenti, quindi non perché è destinare, ma perché proprio è inevitabile, è l'umido che resta nella stazione, e considerate che la stazione spaziale è in orbita da 14 anni, l'inizio della costruzione è avvenuto nel 2000, quindi in 14 anni una casa normale che non viene pulita, perché la stessa spazzata si possono buttare, sposto i mobili e in bianco i muri, non lo posso fare perché è tutto ancorato, quindi immaginate questi microorganismi che si sviluppano, e questo è allo studio della NASA e dei maggiori enti spaziali per i lunghi viaggi che possono affrontare, e bisognerà essere preparati anche. E ci sono tutte le attività che sono difficili nello spazio, anche una cosa banale come radersi o tagliarsi i capelli diventa una impresa notevole. E adesso abbiamo Chris Cassidy, per esempio, che ha fatto uno scherzo. Lui si è fatto fotografare appena prima che partisse Luca Parmitano, e poi quando Luca è arrivato su si è fatto trovare completamente rasato, proprio pelato, come Luca. E allora l'ha fatto di nascosto e ha fatto un video in cui fa vedere come si fa, no?
a rapparsi a zero nello spazio. I capelli sono pericolosi perché se li tagliano, ci attaccano i capelli. Se invece lo faccio nello spazio, volano in giro. Allora guardate com'è complicato radersi e rendersi i capelli. C'è un rasoio e c'è un aspiratore che serve per raccogliere i capelli affinché non vadano in giro. E quindi il vostro parrucchiere non ce l'ha questa cosa. Ed è importante fare attenzione perché questi sono dei grilli della ventilazione. Questi capelli se non li raccattate finiscono lì in casa del figlio. All'epoca dello Sky era bisogna volere se è possibile farlo. Già dello Sky avevano pensato di tagliare i capelli perché gli astronauti stavano 30 giorni in spazio. E allora avevano un aspiratore che era gigantesco perché negli anni 70 e quindi avevano un bidone che teneva un collega e un altro che aveva una lametta di aspirazione bella. Adesso con questo sistema è molto più facile. Intanto aspira in giro perché i capelli vanno ai filtri che vedo fissata perché altrimenti è molto lunga. That's pretty close to what Luca has going on, but it's not quite the full butter on the top. That's completely smooth on the top. La patata di parmigiano è migliore della mia, dice lui. Però comunque, ecco, questo è il modo in cui ci si deve dare da fare per fare tutte queste operazioni di semplice igiene personale. È giunto anche il problema del shampoo, infatti. E qui va avanti, si fa tutta la sua bella velata. Però nello spazio si fa non solo igiene personale, ma si lavora, alla fine si deve produrre. Facciamo una veloce panoramica sulle tecnologie che si fanno nello spazio. Questa per esempio è una stampante 3D, come quella che verrà portata, è già a bordo dove verrà utilizzata, da Samantha. Samantha, questo progetto. E perché è importante? Ci sono delle ricadute tecnologiche. Soprattutto ci sono dei pezzi che per esempio si rompono nella stazione e non hanno il pezzo di ricarica, quindi hanno pensato costruiamocelo da soli. E oltretutto il lavoro di una stampante 3D nello spazio è un lavoro di tipo diverso, perché non essendoci gravità come sulla Terra, lavora con un altro tipo di velocità e anche di composizione. Esatto. Quando costruisci il materiale non tende a cadere, rimane dove è. Allora quindi per costruire anche strutture complesse che sulla Terra non puoi fare. Chiaro però se partiti con una stampantina piccolina, perché è un problema anche di peso, non si può andare, però in futuro si pensa che si costruiranno addirittura dei moduli con questo sistema. Ecco, e questo è l'arsenale di macchine fotografiche di fotografia. Sullo spazio, nello spazio si fa osservazione della Terra e quindi si documenta l'evoluzione dei laghi, per esempio il lago Aral è completamente scomparso negli ultimi decenni, si è prosciugato per via dell'incuria, della mancanza di attenzione all'ecologia. E questo dallo spazio si vede benissimo. Si possono fare tante cose dallo spazio, perché da lontano, paradossalmente, le cose si vedono meglio. Ci sono dei filmati meravigliosi che vi mostrano questo fatto. Vediamoli insieme brevemente.
corre, il tempo vola e lo spazio è grande, ma il tempo è cortissimo. Per cui godetevi questi filmati, li trovate tutti su internet. Tutto questo materiale è libero, è a vostra disposizione. Potete scaricare, farvi voi i vostri montaggi, pubblicarli e poi la NASA li prende e li pubblica. Anche l'ESA fa la stessa cosa. Si lavora anche sulla fisiologia per vedere come cambia il corpo umano. Quando andate nello spazio, il bulbo oculare si deforma. Quindi perdete la precisione della vista, vi servono degli strumenti per adattare la vista, vi servono gli occhiali come servono a me per esempio, ma non lo sapete prima di andarci, è un problema. Se io vado su Marte e poi non vedo niente, non riesco neanche a leggere i comandi, ho un problema perché non posso andare dall'oculista, l'oculista marziano non c'è, è più vicino a 50 milioni di chilometri, quindi bisogna prepararsi, si fa per esempio ricerca di fisiologia e di neuroscienza, come in questo caso qui. Si fanno delle sperimentazioni per vedere la resistenza al cambiamento delle percezioni nello spazio, si fa ricerca sui sistemi polmonari, come si respira in assenza di peso quando si è in questo ambiente così diverso, così particolare. Quindi alla fine gli astronauti non sono semplicemente degli eroi che vanno nello spazio, ma sono cavie degli esperimenti. E qui volevo dire, chiedo a te Luigi, ma scusa, ma per andare nello spazio ci vanno le coscette di pollo così? Questo è un momento di, diciamo, è un momento di fisiologia, nel senso studio della capacità polmonare dell'astronauta, ma soprattutto anche di attività fisica, perché c'è una decadenza ossea, muscolare, di circolazione, che bisogna tenere il corpo tonificato costantemente, perché poi queste persone rientrano sulla Terra e hanno dei gravissimi problemi se non si addestrassero e se non si allenassero. Perché la capacità polmonare, pensate che il cuore diventa un po' spento nello spazio, è stato visto con delle ecografie, e la capacità di trasporto del sangue cambia, la capacità polmonare cambia, perché non devi fare degli sforzi per respirare. La cassa toracica si espande senza fatica, mentre sulla Terra noi dobbiamo, anche per respirare, faticare un po'. Ma lo stesso per stare in piedi, i nostri muscoli delle gambe, i quadricipiti lavorano per sostenere. Qua i quadricipiti non lavorano mai, ed ecco perché poi le gambe si atrofizzano e devono fare circa 2 ore di attività fisica al giorno, che possono spezzare anche in tranche di mezz'ora, ma è tassativo e devono assolutamente fare 2 ore di capirulare, ciclette, attività di peso. E tutto questo come si fa? Si fa chiaramente ancorandosi alla stazione spaziale, perché non si può correre dalla stazione se non si è imbarcati e attaccati alla stazione. E c'è il sistema della bilancia, è una bilancia di massa, in effetti come spiegava prima Paolo, cioè la massa non si perde ed è una bilancia dove praticamente si attacca e questa bilancia calcola il peso, perché il peso è importante, perché loro non capiscono se la sonata sta bene o se sta perdendo eccessivamente massa, e in quel caso devono da terra dare delle indicazioni su come riprendere, perché è molto importante mantenerli fisicamente al top, perché al rientro, come vedremo, non sarà facile. E infatti qui c'è Luca Parmitano che sta facendo un esperimento sul modo in cui la pelle invecchia prematuramente nello spazio. Si va nello spazio non per divertimento, perché è un'operazione costosissima, ma si va per capire come funziona il corpo umano in una condizione speciale che trasforma e tira fuori fenomeni che sulla Terra sono difficili da osservare. Per esempio, nello spazio si perde moltissimo calcio delle ossa, quindi è come se gli uomini e le donne che vanno nello spazio andassero incontro a una osteoporosi prematura. Essendo accelerata, si può studiare in particolare anche le donne. E in particolare le donne. Un calo, cioè, non è che c'è una preclusione nel mandare le donne nello spazio, o sono meno brave, perché Samantha Cristoforetti ha dimostrato di essere la più brava del corso, quindi non si discute la preparazione, ma è proprio un problema di fisiologia. La fisiologia della donna è diversa da quella dell'uomo. L'uomo ha una struttura ossea molto più robusta ed è molto adattabile alla vita dello spazio, mentre per la donna ci sono dei problemi, quindi anche le case, gli enti spaziali si fanno più scrupolo, cioè mandano delle donne che hanno delle caratteristiche psicofisiche adatte alla vita dello spazio, perché ci sono meno donne, non perché siano meno brave. Ecco, come qui per esempio, vedete, questo è un esperimento con i topolini, hanno portato dei topolini nello spazio, questa è di Goldstock che sta lavorando con queste cavie, non fanno niente di male, non vi preoccupate.
occupate del corpo materno sani e salvi, però anche i topolini si devono abituare all'assenza di peso. E quindi insomma si lavora tanto dentro la stazione spaziale, ma si lavora anche fuori, ogni tanto bisogna uscire. E questa è una delle attività più belle, quello che vorremmo fare. Luca Parmitano l'ha fatta e si è anche fatto il selfie. Ha approfittato di un attimo di pausa fra un'operazione e l'altra e si è fatta questa bellissima foto con la Terra sullo sfondo. Eccolo qua, infatti, che era agganciato al braccio della stazione spaziale per fare lavoro. Per esempio, questo qui è uno dei classici attrezzi, sembra un po' una pistola. È un dittatore. Si lavora così nello spazio. Ma andare nello spazio, soprattutto fuori nella tuta spaziale, non è proprio una passeggiata. È difficile. Ci sono tanti rischi, vediamoli insieme. Sì, per spesso mi domandano, ci domandano, ma andare nello spazio, se per caso uscissi dalla capsula spaziale senza l'occhio, cosa mi accadrebbe? E tutti sappiamo che si muore, ma come? Si può morire in tanti modi, e nella realtà si muore con tutti questi morti insieme. E questo soffocamento per mancanza di ossigeno, ovviamente, nello spazio non c'è, cotto all'esposizione del sole, quindi se stiamo col sole che ci illumina direttamente avremo circa 120 gradi sulla pelle, oppure se stiamo nella zona d'ombra abbiamo il freddo cosmico, quindi 120 gradi sotto zero, e poi ci si trasforma in un pesce palo, perché sapete che il pesce palo si gonfia, sarebbe il caso di non tenerlo per le poverie sopra, però l'uomo, non essendoci più una pressione come quella che abbiamo sulla Terra, ha un corpo che tende ad espandersi. Gli organi interni per esempio si romperebbero, e poi i raggi cosmici, quindi immaginate i raggi del sole che vi colpiscono sulla pelle e creano dei problemi seri, o la radiazione solare, e per ultimo, che non è divertente, essere trafitti da questi micrometeoroidi che circolano lo spazio cosmico a velocità dell'ordine dei 40.000 km/h. Quindi immaginate senza valuta che cosa accade. Ma poi la domanda successiva è che queste sono i modi, ma quanto tempo ci vuole nella realtà? È un po' macro, però lo dobbiamo dire che dopo un secondo, appena usciti dalla navicella, essendosi purificati fino a usare la tuta, cosa che non accade mai, inizia o il congelamento se siete al sole o se siete all'ombra, oppure il bruciore se siete alla luce del sole. In due secondi inizia il gonfiore, cominciamo a gonfiarci, non esplodiamo. 10 secondi gli organi interni iniziano a rompersi, 15 secondi c'è la perdita di conoscenza, e lo so come dire. Chiaramente queste sono tutte non ipotesi, sono studi medici che di fisiologia umana, e nessuno ha mai dovuto, nemmeno male, speriamo che non accada mai, provare, non si può fare un test. E dopo 30 secondi il sangue comincia a bollire, però ormai sì, diciamo, è finito, sì. Il cuore non può più pompare ossigeno, circa 60-90 secondi si dice, ma io penso prima. Quindi 60 secondi, quindi ecco, non uscite mai dalla stazione spaziale senza la tuta. Ricordatevi la tuta, e ricordatevi di costante la tuta. E i calzini. E i calzini, si doppi. Però quando sei da fuori a lavorare hai una vista assolutamente eccezionale. Qui ci sono delle riprese fatte con una GoPro, proprio come quelli che si comprano nei negozi, fatte dai russi mentre portavano la torcia delle Olimpiadi di Sochi nello spazio. E c'è il filmato completo, ve ne faccio giusto vedere un assaggio per darvi l'idea di come è bello lavorare là fuori. Hai 400 km di vuoto sotto di te, c'è la terra che passa, sei un po' al sole, un po' all'ombra, hai una vista assolutamente eccezionale. E come avete visto ci sono dei ganci. Chiaramente bisogna continuamente agganciarsi, altrimenti se si perde il contatto con la stazione si comincia a fluttuare nel vuoto. Quindi ci sono due ganci, anche la fiaccola, come vedete, legata, è tutto è legato. Se perdi la borsa, capitano, castronauta, perso la borsa e poi andiamo a prenderla, la borsa è rientrata sulla terra. Quindi se avete visto Gravity, mica così, è così semplice. Gravity è fatto bene nel film. A me è molto affanno però questo punto, io abbiamo parlato di lavoro, di dormire poco, io avrei anche un po' di appetito. Allora chiediamo a Luca di mostrarci come si mangia nello spazio. Buongiorno, sono Luca Parmitano, benvenuti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Oggi è domenica, quindi mi concederò un pranzo particolare, tipico italiano,
proprio per dare anche un po' l'idea di cosa si può fare a bordo della stazione. Quindi oggi inizierò con delle lasagne, eccole qua, che dovrò scaldare, sono già pronte, dovrò scaldare nell'apposito scaldavivande. Come secondo avrò dal menù comune della stazione, avrò del polpettone, eccolo qui, dovrò scaldare, e poi avrò dal mio menù particolare della caponata, che dovrò preparare, dal menù normale comune della stazione dei pomodori con carciofi, quindi è qualcosa che si potrebbe trovare su una tavola italiana, e per finire come dessert del tiramisù, sempre da reidratare, e non sarebbe una domenica senza un espresso. Purtroppo qui a bordo della stazione non ce l'abbiamo, per cui abbiamo invece dell'espresso con del cioccolato attorno, che è la cosa migliore che possiamo fare. Iniziamo con proprio con la caponata e i pomodori che dovremo reidratare, quindi ci spostiamo nella stazione di reidratazione, che è proprio sopra di me. Quindi adesso io ruoto qui, mi stabilizzo, poso con del vento le mani che devo semplicemente scaldare, che sono già pronte, e comincio a reidratare. Qui ci sono le istruzioni: 30 ml di acqua per il tiramisù. Quindi il tiramisù lo inserisco, ecco qui. Vedete, pulsante a sinistra, acqua calda. Se metti l'acqua calda nel tiramisù, e lo mettiamo nel frigorifero. Questo è un frigorifero che era stato creato in realtà per degli esperimenti, ma adesso è libero, lo utilizziamo anche per le nostre mani. Continuiamo con i pomodori e con i carciofi. Insomma, il metodo è molto semplice. Adesso vediamo il risultato di questa cucina spaziale. Ed eccoci di nuovo qua, sono passati circa 15 minuti e le mani sono pronte. Iniziamo con la caponata, che ha aperto per prima. Eccola qua. Il pacchetto aperto, perfettamente reidratata, la proviamo. Buonissima. Sì, ok. Vediamo. E poi c'è tutto il resto, le lasagne, eccetera. Questi filmati sono disponibili sul sito dell'ESA. E qui il polpettone ce l'abbiamo. C'è tutto, ma siamo molto di più. Secondo. Anche se non è un piatto del menù italiano, che è quello speciale preparato per la mia missione, questo è un polpettone, eccolo qua pronto dopo averlo scaldato, e non sarà delizioso come le nostre lasagne, ma comunque è stato gentile, il polpettone americano è proponibile. Ride, ma vorrebbe scappare, diciamo che sì. E qui c'è tutta la serie, c'è anche il tiramisù, c'è di tutto. Per finire non c'è domenica, quindi dopo questo pranzo straordinario con caponata italiana, lasagne fatte in Italia, concludiamo con un dessert. Ecco qua, avevamo prima reidratato il tiramisù, eccolo qua pronto, l'abbiamo messo in frigo, adesso lo apriamo. Guardate, in Italia e andiamo a vedere il risultato. Perché più pezzi fai, più pezzi devi preparare. Quindi si sta anche attenti con la confezione. E questo bisognerebbe farlo anche sulla terra. Ed eccolo qua, il tiramisù. Tiramisù spaziale pronto ad essere mangiato. Tiramisù spaziale. E lo proviamo. Una mela, diciamo,
150-200 grammi, portata nello spazio costa circa 15.000 euro. Quindi quando arriva è una festa, perché non arriva lontano. Però poi bisogna, prima o poi, dopo mangiato, insomma, bisogna appartarsi, andare in un angolino e andare in bagno. Questo è il bagno. Questo è il bagno della Stazione Spaziale Internazionale. Questo è il bagno della Soyuz. Lascio alla vostra vivace fantasia immaginare come si va. Immaginate senza training trovarsi lì in terrore. Terrore puro, perché tutto galleggia, tutto va in giro, niente scende e gli sporcati pulisce. Se sporcate sulla Stazione Spaziale, vi mettete i guanti e dovete smontare il gabinetto e stare lì finché non funziona, perché i vostri colleghi, se uscite dalla stanza, ti ributtano dentro. Vai a aggiustare e pulire come sporcate. Questa è una cosa che sarebbe anche da fare ogni tanto. Sì. Quindi lì assolutamente si sta attenti, si deve prendere la mira. Ecco, questo è il gabinetto che c'è a bordo della Stazione Spaziale, nella sezione americana, è usata anche dagli europei. E come vedete lì c'è il tubo aspiratore col colore giallo, che immaginate che cosa serve. E in basso c'è questo gabinetto dove si fanno le cose solide. Ci sono le attrezzature da uomo e da donna, ovviamente. E poi ci si pulisce un po' le salviettine e tutto quanto. Ecco, questo è il water. Vedete che non c'è il sedile, perché tanto non devi sederti, ti appoggi e basta. Ma non è facile come sembra fare certe cose nello spazio, perché le cose scendono non per gravità, ma per aspirazione. Quindi c'è un risucchio che lavora nella parte giusta. E lì bisogna, come dire, allineare le aperture. Dico anche che i rifiuti solidi vengono esposti allo spazio cosmico. Questo per eliminare tutti i batteri. Quindi immaginate uno che si siede e che pensa, se si apre il portello, in contatto diretto con lo spazio. Quindi non è una bella sensazione. Quindi tutti hanno molta paura. È così difficile questa cosa che a terra c'è il positional trainer, cioè passa una giornata, uno strumento, esatto, dove tu ti siedi. Abbiamo filmato? Sì, abbiamo filmato, lo spiego. Eccolo qua, ti siedi lì e impari a farla. C'è la telecamera che ti guarda per vedere se hai allineato tutto nel posto giusto. Non so quanti di voi dovrebbero provare. Gente nel monitor che guarda, ti guarda il sedere, poi a destra, a sinistra, a sinistra, quindi praticamente go. Infatti è una cacca in faccia nel monitor, ed è terrificante, quando lo vedi ci vediamo lì, ecco, noi abbiamo l'idea della privacy, questo è il monitor, la privacy non c'è, e quindi adesso sapete finalmente come si fa. Qui c'è la ginnastica spaziale, bisogna tenersi in forma. Guardate che gambette che ha Stupini. This time it's not a favorite machine. It's actually a machine that has been used before and that we were about to crash on the space station. But abbiamo proprio questa gara del gas, you never know what to do. And run slowly here on space station, now she wants. Slower than you do them normally in a fitness room. Non mi pare molto contento. Forse ci si diverte di più a fare esercizi di ginnastica. He's Swanson, current commander of the International Space Station, Expedition 40. I'm with my crewmates, Alex Kurtz of Germany, Reed Weiss of the United States. Let's say a few words. Alex. Well, we want to wish all the teams and fans on the ground and Brazil, great World Cup, have fun and have peaceful games. May the best win and continue. Have fun, play hard, and we'll be watching on the International Space Station. Guardate che rovesciata. Ce la vuoi fare solo lo spazio, però non rovesciata. Guardate. E a Houston, dicono attenzione, non compete le cose, prima qui. Sì, sì, va bene. Divertente. È divertente, ci si diverte insomma. Intanto ho portato qualcosa. E dietro c'è un altro che sta facendo ginnastica. Ma guarda questo. No, sono convinto.
quindi si diverte anche, cioè sono brevi momenti che servono ad aumentare la tensione, di una costante attenzione che bisogna avere per stare in ordine. Ecco, a un certo punto però bisogna andare a nanna perché ci si stanca, e allora Paolo ne esco in spiegato in realtà Paolo dove si fa capire, uno di noi ha una specie di anelliere personale che è alto circa 2 metri, largo 1 metro. In questo anello personale abbiamo le nostre cose, il computer, e c'è un sacco a pelo. Faccio, sai cosa faccio? Ti porto direttamente lì, andiamo a dare un'occhiata veloce, ma in silenzio perché stanno già dormendo gli altri e non vorrei disturbarli. Quindi dicevo, vi faccio vedere questo sacco a pelo che è appeso per i piedi, si apre la cerniera, si infila dentro, si chiude la cerniera, sostanzialmente il sacco a pelo, un sacco a pelo senza pelo che serve solamente per tenerti lì, perché altrimenti ti immagini che se dovessi dormire in assenza di peso, dopo un po' mi trovo da qualche parte. In questo caso alle mie spalle c'è una bocchetta di aspirazione, vedete, queste sono le bocchette di aspirazione perché l'aria sulla stazione è continuamente riciclata perché deve essere ripulita, l'ossido di carbonio deve essere pulito, insomma tutte le altre componenti devono essere pulite, l'aria viene riciclata e c'è un pochettino di corrente che se uno dormisse qua in questo momento potrebbe dormire tranquillamente, ma dopo un po' si trova con la testa agganciata di sopra. Andiamo a vedere velocemente il sacco pelo, silenzio, velocemente e poi mi saluta. Ok, vai. Eravamo nel nodo 2. Vedete che sfruttano tutte e quattro le parenti per tutte le loro attrezzature. Non sono determinanti, quello è un po' un magazzino che nonostante sono flessi di ricambio, il cibo, indumento. Vedete che c'è una griglia davanti per evitare che tutti questi sangue vadino con le sensazioni. E questa è sicuramente una semplice gravità. Uno dorme sul pavimento, due sui lati e uno sul soffitto, ma non c'è nessuna differenza. Come dicevo, bisogna fare un pochettino di silenzio, questo è la postazione di Scott Kelly. Vedete, c'è il nome, c'è la pelle, il nome dell'astronauta. È la mia. Ognuno ha la sua cabina. Questa. Dormi in un condice? Sì, praticamente mi corpo con tutta la gente lì là. Sono stati lì dentro. Questi sono i computer dove di solito lavoro, faccio le mie cose. E parlo veramente chiaro, gli altri danno un suo senso. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie. E ci sono tagliati come solito, sono svegli in realtà. Ciao, e a presto. Mi raccomando. Ciao. Ciao Paola. Grazie Paolo per questa chicca, di notte ovviamente le luci vengono abbassate per cui si lavora con una luce per evitare di essere confusi dal fatto che ci sono 16 alberi e 16 tramonti ogni giorno di 24 ore sulla stazione spaziale e poi ci si svaga facendo che cosa? Guardando il mondo, perché sei in un posto straordinario, questa finestra, questa è la cupola fatta in Italia, fatta a Torino, completamente italiana. Il gioiello della stazione dove ci si mette e si va a guardare il mondo, si va a guardare l'universo, si va a guardare la luna, si guarda l'Italia di notte, la si vede in tutto il suo spettacolare splendore di forma, è una delle zone più riconosciute da tutti gli astronauti. Beh, l'Italia è una delle più riconosciute. Guardi l'atmosfera, ti rendi conto che ha un velo sottilissimo, immaginate un'arancia, tagliatela a metà, la scorza e l'atmosfera. Scala, è tutta quella che abbiamo, è quella che ci protegge dalle meteore, da tutto quello che c'è là fuori nel cosmo, senza saremmo morti, per cui trattiamola bene, cerchiamo di non inquinare. Ci si svaga però ovviamente, qui si guarda anche la televisione, si gioca a calcio, ci sono i momenti di divertimento come per esempio Luca che fa lo spiritoso, fa Superman. È da prima di partire che diceva lo farò, è una vita che sperava di fare Superman. La fase. Però prima o poi viene il momento di tornare a casa e allora ci si torna in maniera molto molto forte, molto violenta, molto dinamica, si rientra nell'atmosfera, si precipita praticamente. È ancora più pericoloso dell'angelo.
e qui la caduta è frenata esclusivamente da una serie di paracadute, c'è uno iniziale, poi c'è uno secondario, che vi porta giù, state cadendo, e è questo che serve l'addestramento alla sopportazione delle decelerazioni. È molto brusco come manovra. Paolo Nespoli l'ha paragonata a un tamponamento di un tiro, cioè ti arriva un tiro addosso alla schiena quando tu sbatti per terra, perché il paracadute sì, ti frena, ti rallenta, perché da 28.000 km l'ora deve arrivare il più possibile vicino allo zero, però il contatto col terreno, perché in Russia, con la tecnologia russa, si scende sul suolo, non in acqua. Che è il momento che si è aperto il paracadute, nel senso che in questo momento sanno che ci sono salti. Sanno, considerate che buttano via lo scudo, zero G arrivano e chiaramente sono abituati alla stessa gravità. In questo momento sentono tutto il peso del loro corpo. E adesso hanno un solo paracadute, c'è un paracadute di riserva, però se non si apre quello, splat! Sì, per cui è un momento molto bello, quando ti si apre il paracadute, apri la ventilazione e finalmente senti di nuovo il profumo della terra. Però c'è il momento finale, quei buchi che vedete sono i retrorazzi che servono per frenarti, perché tu rischi, in realtà stai ancora cadendo, all'ultimo istante, pochi ce ne vedete? I sistemi di sospensione li hanno prima sollevati e poi dopo loro si rannicchiano, non mettono più la lingua in mezzo alla bocca, non parlano, chippettano le mani così e aspettano il botto. Ed ecco qua, adesso vediamo il botto. L'ultimo metro si accendono le retrorazze. Questo è l'atterraggio morbido alla russa. Ecco. Senza le retrorazze sarebbe una botta tremenda. Infatti Nespoli è uscito abbastanza ammaccato da questa cosa, perché è molto alto, Nespoli è del 5,90 e dentro questa nicchia si stava proprio giusto. Pensate che se fosse stato un paio di centimetri più alto non poteva fare questa cosa. Qui prendono un colpo tremendo e finalmente, poi ovviamente manca il fiato e ci mettono un po' a uscire e li devono anche aiutare, se non li prendessero il braccio non riuscirebbero a camminare con le loro gambe. Qui chiaramente c'è tutto il supporto a terra che arriva con gli elicotteri qua nella steppa e piano piano poi dopo li tirano fuori, li fanno riprese, li ricoprono perché hanno molto freddo e quando sono in grado di parlare poi arrivano i giornalisti. Allora io sentirei quei tre ragazzi e ragazze che avevano alzato la mano prima. Sei sentita ancora? I ragazzi che hanno alzato la mano? Io non mi fondo. Ci sono ancora? Sì. Ecco. Ancora convinti? Ce la possiamo fare. Allora, per finire, prima di passare la scusa, domande? Domande? Più o meno. Più o meno. Più o meno. No, è proprio che successo, quando fatto questi uomini potete farlo anche voi, Non sono super uomini, sono uomini che si sono preparati per andare nello spazio. Allora io chiuderei su questo con l'accompagnamento di un momento speciale che è quello di Chris Hadfield, perché ci si svaga nello spazio ma si fa anche musica. Chris Hadfield è un musicista che ha portato una chitarra nello spazio, ha imparato a suonare ma senza di peso, che è più difficile, e ci ha regalato questa chicca dallo spazio. È David Bowie, la canzone Space Oddity, interpretata sulla stazione spaziale da Chris Hadfield. Godiamocelo insieme. Ground control to Major Tom. Your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you.
Io ringrazio Luigi per avermi accompagnato. Ci pizzimenti, lo prego.